Allora, salve a tutti, sono Ezio in compagnia di Sop. Ciao. E ho deciso di fare questo video solamente per due motivi. Innanzitutto perché mi ingozzo di fare un video sul forum dove esplico le funzioni in maniera chiara e intuitiva. E due perché in questo modo lo potete capire un po' di più in cosa consta per appunto il sistema garage. Innanzitutto ho disattivato il modello del video, vabbè. Allora, in pratica sto registrando con il telefono, cioè il video lo sto registrando con il computer, ma l'audio, dato che non dispongo di microfono, con il telefono, quindi se sentirete urla o cose varie nell'audio, non è colpa mia. Vabbè, semplicemente il sistema garage l'ho fatto da solo con l'aiuto di OBS, che ha mappato gli interior, e poi quello di Sop che ha mappato nelle case che ci sono già delle porte con un logo, cioè con un object verde sopra forma di casa. Poi vi spiego anche perché. Allora, avremo a disposizione tre tipologie di garage: piccolo, medio e grande. Ma prima di arrivare a questo, dobbiamo dire che i garage sono una feature che abbiamo aggiunto alle case, quindi non sono una cosa a parte. Se volete un garage, dovete avere necessariamente una casa. E cosa importante, non dovete dare alcuna differenza. L'unica cosa è che le case che sono state pagate 400, meno di 450 cookies non potranno avere un garage, perché sostanzialmente quelle che costano meno di 450 cookies sono delle roulotte. E quindi ho creato due comandi: uno è iCase, che è questo, e l'altro invece è iGarage. Allora, in iGarage ci dice che abbiamo tre tipologie di garage: piccolo, quindi che consta di tre slot, per le case che sono state pagate dai 450 cookies ai 1999; medio, 6 slot auto per case pagate dai 2490, 4199; grande, 10 slot per case pagate dai 5000 in su. Allora, in questo video vi farò vedere sia quello piccolo che quello medio che quello grande. Sostanzialmente, per poter avere un garage, però se avete già una casa, dovete chiamare un admin supremo che ve lo andrà a settare. Ora, questa qui è una casa in vendita, non ha un garage, dunque glielo vado a creare io. Dove glielo vado a creare? Glielo vado a mettere qui. Allora, in pratica non andrò altro a creare che una Non gli vado altro a creare che una text label come qui. E me la metto un po' più lontana, però così, non troppo lontana, io la metto qua. Semplicemente perché poi nello spawn del veicolo potrebbe incepparsi nell'object della casa stessa, quindi io la metto un po' più lontano. Allora, per poter entrare nel garage dovete premere C. Ora, dato che la casa è in vendita, mi compare questo, e quindi mi fa giusto teletrasportare. Invece, quando la casa è comprata, mi uscirà il garage chiuso. Questo qui è l'interno del garage piccolo, fatto tutto da OBS. E questa qui invece sarà la casa, la porta dalla quale potremo entrare direttamente nell'interno della casa. Però prima dovrò settarlo. Quindi ora entro nella casa con F e glielo setto qui. Quindi ok, e infatti premiamoci qua, ci teletrasporta giusto qui. Quindi andiamo qui, possiamo uscire dalla casa. Ora, compriamo la casa con menu casa, compra casa. Abbiamo comprato la casa e mi esce il proprietario da Ezio. Garage chiuso, come lo apro? Con menu casa, segatura garage a distanza, inserisco l'ID e mi dice garage aperto. Ora posso entrare. Perché? 192 Aspetta, cosa ho fatto? 192 Ah, garage. che deficiente. Allora, scusa, abito da quella di prima. Vabbè, garage aperto. E qui stiamo nel garage. Aspetta, sto facendo il video. Alle 5 e mezza. 5 e mezza! No,
No, vabbè, non lo taglio, mi ingozzo. Allora, spawniamo un veicolo, V-Sultan per esempio. Nel garage a piedi si entra premendo C, in macchina invece dovete premere il tasto del clacson, quindi H. Ed eccoci nel garage. Ora nel garage possiamo sostanzialmente fare che cosa? Possiamo, prendere il nostro veicolo, colorarlo, quindi che ne so, colora 80-80, e faccio paint job 2. Per salvare il veicolo devo fare salva V, ID di casa, quindi 192. Mi dà 3 slot. Io ce lo metto nello slot 1, mi teletrasporta qui. Ora posso riprendere questo veicolo ed uscire dalla casa. Problema di sempre H vicino alla saga cinesca, e mi teletrasporta proprio dove ho creato il garage. Problema di nuovo H, ci sarà ancora la nostra macchina. In pratica questa macchina qui non sarà altro che una macchina spawnata come se l'avessi spawnata con il comando V. Infatti se io prendessi e spawnassi una macchina con V, per esempio un altro Sultan, un LNG, mi scompare questa. Mentre se ora vado di nuovo nella casa, in regime moddata di merda, questo è perché ce l'ho moddata e mi si bugga spesso questa cosa di merda, fa culo davvero, non lo so. Vabbè, quindi questo qui è l'interior del garage piccolo. Il garage grande invece lo abbiamo al quartiere medio. Abbiamo un quartiere. Allora, eccolo qua. Ecco qua il nostro garage meglio. Entriamo con H, CG garage chiuso. Ovviamente non vi ho fatto notare, però quando c'è il garage sul radar esce per appunto l'immagine della macchina, proprio indicare il garage, anche se però qui scura dalla casa. E quindi apriamo il nostro garage come new car, serratura a distanza 110. Garage aperto. Entriamo con H, ci sono questi veicoli che ho messo. Il garage grande potrà ospitare fino a 6 veicoli, il garage medio fino a 6 veicoli. Ora non mi ricordo se ho già settato la porta qui, vediamo, sì. Praticamente è la stessa di prima, ho messo lo stesso interior, vabbè. E niente, quindi questo è il garage medio. Salviamo la macchina, possiamo anche decidere se sostituirla ad altre macchine già create in precedenza. Mi sembra che però qua ho ancora uno slot libero, quindi 110 e lo metto nello slot 6. Ecco qui il veicolo salvato. Ora andiamo nella casa grande, nel garage grande. Usciamo dalla casa, poniamo una macchina. Sì, ma non zompare a caso. E allora, questo l'ho già aperto prima per sbaglio. E mo me lo dà di nuovo chiuso, allora l'ho richiuso di nuovo, comunque io. Vabbè. Questo è il garage grande. L'ho settato però la sentiamo adesso. E lo spawn che sarà qui sarà veramente fighissimo. Allora, innanzitutto salviamo quest'auto, così per sfizio. E ci mettiamo qua così a caso. E mi dà ben 10 slot. Mettiamo nello slot 1. Qua mi dice sostituisci perché avevo messo il garage medio, quindi stanno ancora, mi ha spawnato le case del garage medio. Vabbè, questo è perché non mi gozzava di scancellare il coso, quindi tutto a posto. E vabbè, qua perché sono io, ho già tanto, mi basta fare questo garage 2 e eccoci qua. E ora vado ad aprirmi la casa. Casa, serratura a casa, F. Eccoci in casa.
Io ora vado a mettermi il teletrasporto anche qua. Ecco il simbolo. E sostanzialmente stai tutte le case create dalla casa 8 fino alla casa 30. Qui faccio io beh, questo comando admin ovviamente. Si entra con C e mi dà anche il suono del campanello. Ed eccoci nel garage con la macchina di prima. Ed eccoci qui. Sostanzialmente quindi questo è tutto il sistema, che è fighissimo a mio avviso. Cioè, giusto per farvi capire, ora io non l'ho riempito quello grande, però insomma, se già quello piccolo viene così figo, cioè già quello medio viene così figo, immaginate come viene quello grande. Anche perché in quello grande potete mettere anche veicoli di taglia abbastanza grossa, anche come bus. Qui invece quello medio, quello piccolo non ve li fa mettere. Tu cosa ti muovi? Ok. Ultima raccomandazione è semplicemente che per poter, se avete già una casa, dovete chiamare me, Sop o Mark a farvi settare il garage. Sia dell'entrata, sia la text label, e quindi questa cosa qua, sia l'entrata dalla casa, cioè questa. E quindi questo è tutto. Ci vediamo ad un prossimo video.